insieme alla nuova divisa estiva, non fatta di pantaloni corti, ve lo dico subito, avrei dovuto ripresentarvi il mio codice sconto, quello che vedete qua, che è possibile utilizzare sul sito Wurmotiv su tutti i capi d'abbigliamento che non sono già scontati. Abbiamo visto le scarpe, che fra l'altro ho tenuto su tutto inverno, scarpe di cui vi avevo raccontato che in realtà mi ero fatto mandare da Wurmotiv per evitare di usare in casa, o meglio, di usare in laboratorio le scarpe che uso in casa e quindi sporcare casa. Però alla fine, anche se antinfortunistiche, sono così comode che ho continuato a usarle in casa. Quindi non ho più sporcato casa con le scarpe del laboratorio. Insomma, le ho tenute su tutto inverno. Anche l'altro giorno all'aperitivo i ragazzi si sono sorpresi e mi hanno detto: ma le porti su anche? Sì, le porto praticamente sempre. Abbiamo visto i pantaloni con le ginocchiere incorporate ed avrei dovuto presentarvi nuovi prodotti, ma fa troppo freddo. Quindi rimango fedele al gilet riscaldato. Quindi, nonostante la divisa estiva adesso mi toccherà presentarvela un po' più avanti causa meteo, Wurmotiv ha rinnovato il mio codice sconto. Quindi anche per tutto quest'anno è valido il mio codice sconto sul loro sito, dove potete comprare capi d'abbigliamento tecnici ma eleganti e comodi. Ma veniamo a noi, la porta. Allora, adesso vi spiego come procediamo. Ho dedicato tutto il sabato e tutta la domenica. Sabato in realtà ho avuto un'emicrania assurda, non sono riuscito neanche a fare le storie, a ottimizzare il processo di produzione di questa porta, perché abbiamo pochissimo tempo. La porta ha di fatto una scadenza, dobbiamo finirla entro e non oltre il 6, perché il 6, come vi ho detto, inizia un altro progetto, non un mega progetto, ma un progetto ficcantello. Non ho proprio conferma, cioè ho conferma domani, però 90 su 100 iniziamo il 6, quindi il 6 questa porta deve essere finita. E da qui al 6 ci sono anche tutta una serie di call e tutta una serie di ospiti, alcuni anche di rilievo. Il primo tra tutti arriva oggi, che è Lucky Garage, che viene a ritirare la versione definitiva della Zero Clear. Eccola qua, alla fine lui l'ha voluta nera perché il punto di giallo non era identico a quello de Volt, non si riusciva a trovare il PETG del giallo giusto, allora ha deciso di farla nera, la voluta nera, che tanto si sposa lo stesso perché de Volt al nero. Questa è la versione definitiva con l'ultima modifica e anche la scritta che ho aggiunto ieri. Quindi lui oggi viene a ritirare questa. E poi più in là, nella settimana, ci saranno altri ospiti. Intanto la stampante sta andando avanti a stampare roba a tuono che vi farò vedere una volta finita. Ma la porta. Allora, partiamo dalla grafica. Vi ho pubblicato un bozzetto, mi sembra di aver raggiunto un punto giusto. Il punto giusto qual era per me? Adesso qua si vede un po' poco lo spessore, però il senso è questo. Ecco qua, poi vi spiego cosa sono i numeri. Il punto è questo. Volevo qualcosa sì che avesse il sapore Shifai, ma che non sembrasse una barzelletta, cioè che non sembrasse una parodia di qualcosa ci fai. Volevo soprattutto che si sposasse con l'interno. Quindi dopo mille prove, mille robe, disegni, ho capito che quello da cui dovevo partire, in realtà, come sempre in tutta la progettazione, è l'esistente. E l'esistente è i vassoi bambù, i piatti bambù che abbiamo fatto, quella sagoma lì. Quindi ho riprodotto la forma chiave del vassoio bambù che abbiamo replicato anche sul pannellone e da lì ho iniziato a lavorare con forme e misure secondo un modulo ed è venuta fuori questa roba qua che secondo me a livello di disegno e suddivisione ci sta, è sufficientemente sci-fi e tutto il gioco e tutta la magia la faremo con gli spessori. La faremo con gli spessori perché questo lavoretto qua, che sembra una pagliacciata a dire la verità, è molto complicato, perché ovviamente l'ho complicato in vari modi. Primo tra tutti, come vi ho detto, tutto viene fatto, tutto il gioco viene gestito da una serie di spessori che dobbiamo andare a cercare di fare tra abbassare questo e alzare questo. Ci sono un po' di cosine. Poi c'è tutta la parte elettronica e poi c'è tutta la parte domotica da gestire. Sulla parte domotica la complicazione in realtà non è colpa mia, è colpa di Paolone che mi ha messo una pulce nell'orecchio e mi ha... Insomma, Paolone, sei stronzo quasi come Enrico. Adesso vi do un'infarinatura generale del progetto, poi come al solito le cose le vediamo nel dettaglio pezzo per pezzo man mano che affrontiamo quella fase del lavoro, anche perché non ho definito tutto come sempre al 100%, alcune cose ho bisogno di vederle. Paolone mi ha detto, ti hanno suggerito di fare i LED che si illuminano della porta a seconda dello stato della stampante. Ok, e quando avrai due stampanti ti viene una crisi epilettica. Ecco, allora... l'ho risolta così. Fronte porta, in questo pannello ci sono quattro simboli pretestuosi ovviamente,
che poi vi dirò in base a cosa ho fatto la grafica dei simboli, ma che possiamo anche modificare successivamente esattamente come questo, che al momento che ho una stampante sola si illumineranno tutti sempre dello stesso colore, agiranno come marcatore unico, quindi ci sarà uno Shelly, ma dentro i LED saranno RGBV e separati a indicare lo stato della stampante. Un domani che aggiungerò un'altra stampante, fino a un massimo di 4 ne ho previste, anche perché lo spazio è quello che è di lì e io poi non sono proprio miliardario, ogni simbolo indicherà lo stato di una singola stampante. Così se andranno assieme, una magari starà blu perché starà facendo la mappatura del piatto, l'altra sarà rossa perché sarà in errore, speriamo di no, e una verde perché sarà ready e pronta. Quindi così ho risolto la questione tecnica. Tutte le altre cose invece sono adesivi e sono estetici esattamente come lo sono sul piatto e sul pannellone. Dulcis in fundo, in tutte le fughe invece c'è una luce di ambiente. Una luce di ambiente che sarà sì tarata sulla stampante, quindi se la stampante è accesa ci sarà luce d'ambiente bianca, ma non cambierà colore a seconda dello stato. Quindi la porta sarà di fatto sempre accesa quando la stampante o una delle stampanti è accesa, e poi i vari simboli si illumineranno a seconda dello stato. Questo è un po' quello che è la parte tecnica, tecnologica, diciamo, informatica della questione. Poi vedremo come modificare lo script e come arrivarci. A livello di spessori, allora, non mi sono voluto accontentare dello spessore dell'alluminio, perché è solo 2 mm, ma faremo un'aggiunta allo spessore dell'alluminio che sarà di 6 mm, quindi con l'MDF da 6 mm, e poi in realtà la parte che voi vedete bianca in realtà è un fumé, sfrutteremo quello lì, non da solo, sarà su un livello secondario ancora, quindi sarà ancora più giù. Praticamente l'ho divisa a sandwich per semplificare le cose. Ora il plexi è disegnato a pannello intero, ma non lo è. Le incognite sono tante, ragazzi, perché non ho bene chiaro le cose. I materiali non ci sono tutti, però tra oggi e domani per una volta sono arrivati in tempo e arrivano tutti i materiali, tutti i LED, tutto quello che serve per la pellicola, tutto arriva, tutto. Ho tralasciato, cioè ho accantonato un attimo la questione delle barre, perché prima di rompere le palle, farle saldare a Bruno, volevo fare una cosa molto semplice, secondo me in maniera intelligente: costruire la parte di abbranco a terra e a pavimento, unire due barre in maniera posticcia con qualcosa in mezzo e poi metterla sopra. Quando quella lì io vedo che ruota e si strozza perfettamente tra il pavimento e il soprapporta, a quel punto possiamo far saldare le barre dritte e unire le due barre. Per questo devo aspettare i cuscinetti che arrivano oggi. Come parte il lavoro? Il lavoro parte in maniera abbastanza noiosa, ma necessaria. Laser, tanto laser. Perché tutte queste forme qua, che sono forme in MDF da 6, che andranno dietro il nostro alluminio, le faccio tagliare al laser. Quindi devo preparare, ho già diviso tutto numerato, ho già preparato 4 fogli 65x85 o per 95, non mi ricordo, del laser per sfruttamento. Devo tagliare quel pannellone là MDF e poi tagliare tutta questa infornata di roba al laser, che ci mette poco, se no un paio d'ore abbiamo finito. Anche perché ho, diciamo, attrezzato la postazione del laser. Ho preso il vecchio Mac Mini che avevo, gli ho messo su Windows, in realtà c'è su Mac con un emulatore, così almeno di qua c'è il computer, cartella condivisa, carico la roba direttamente dal mio computer di là e non ci si pensa. Quindi, prima cosa, tagliare tutte le forme al laser. Una volta che le abbiamo tutte numerate e poste, possiamo ragionare. La cosa che non devo sbagliare è assolutamente, tenendo a destra lo scanso per la barra, quello è il top e questo è il bottom, perché se la faccio al contrario è un casino. Quindi parto subito, non col laser ma con un caffè. Allora partiamo. Steleo mi ha chiesto come si vedrà l'interno della porta, cioè lato sala della ficcanza bianca. Lato sala della ficcanza sarà bianca e saranno così tutte e quattro le porte che farò. Tutte e quattro le porte che farò saranno all'esterno, avranno un sapore, un gusto, mentre da dentro saranno sempre viste bianche. Intanto qua, ok, secondo giro, altra stampa. Stamattina mi sono stampato i due campioncini che mi mancavano del PLA normale e adesso sto stampando una roba per l'ufficio che dopo vi faccio vedere. Ficco il portamatite che mi sono stampato ieri, mi ci mancava il portapenne. Allora, per incominciare devo fare due cose. Primo, preparare 4 fogli, 4 o 5, non mi ricordo, aspetta che vado a dire.
4 o 5 fogli di quell'MDF lì, misura 65x95, ok, o 70-100, che è uguale perché è il laser. Vediamo se sono 4 o 5, che non mi ricordo. Allora, questo computer qua è tipo una chiavica, però ce lo facciamo andare bene lo stesso. 5, potrei anche non averli 5 fogli, potrei dover andare a comprare il materiale. Adesso vediamo come fare lo sfruttamento come si deve. Una volta tagliati posso mettere al laser. Io in realtà non ho neanche verificato ancora di avere abbastanza alluminio, però tra quello là e questo qua, facendo uno sfruttamento come si deve, copro più o meno tutta la dimensione della porta, per cui ci sono. Quindi si spannella. Allora, le cose da fare erano due. Ultimamente quando uso il laser puzza, cioè è come se l'aspirazione non funzionasse granché. Puzza e ti tira proprio odore di MDF. Ieri ero fuori che sistemavo il locale pattumiera, giusto per fare i lavori qualificanti di domenica, e ho notato una roba. Forse è ora di cambiare la griglia. È stata una bella tritata al laser, però ho tutti i pezzi, compreso le spaziature. Ora, prima di spiegarvi come è fatto il sandwich, perché è complicato, non è una roba immediata, devo solo giocare a fare il puzzle. Senza fissarli, devo appoggiarli tutti su qua e verificare che siano giusti. Intanto Amazon ha consegnato il primo di 200 milioni di pacchi. I LED Cob da mettere nella parte in mezzo, i più economici e scaccioni che ho trovato, e una pellicola di cui però vi spiego dopo il funzionamento. Faccio il puzzle dei bambini intanto. Ok, sono sicuro, la forma l'ho imbroccata. Per me è lei. Ora, occhio, perché le cose si complicano. Vi spiego la questione dei livelli e la lavorazione assurda che c'è dietro. Adesso io questi li ho appoggiati, questo è tutto l'MDF che abbiamo tagliato. Al di là del primo che ho sbagliato l'impostazione del laser, ho forato anche il numero, ma non ci importa perché viene coperto. Questo è lo spessore che daremo la Lucobond per creare uno dei livelli, ma non in maniera semplice. Ora io li ho appoggiati tutti sopra e mi sono marcato dov'è la loro posizione, non perché mi serva, ma perché devo fare, premessa, è come al solito una teoria, cioè ho immaginato di doverlo fare così, di volerlo fare così, ho immaginato che così restituisca un bel effetto, poi lo vediamo man mano. Allora, dove ci sono gli spazi tra i medesimi, devo fare una fresata. Una fresata che deve andare giù parecchio, deve andare giù quasi per tutto questo MDF qua della porta, non tutto, e deve essere larga così. Quella fresata lì è la fresata che mi ospita i LED. Non metterò canalina,
La dissipazione del calore la facciamo in un altro modo, perché tanto non è una porta che sta accesa per delle ore. Quindi, cioè, anche se i LED in realtà sono spessi, sono larghi meno, perché sono da 12 mm, noi la scanalatura la faremo larga così, che è 25 tutto lo spazio. E già qua viene chiaro che a fresare sta roba qua viene fuori un puttanaio della Madonna di polvere e schifezze. E dobbiamo capire anche come farla, perché la fresa con cuscinetto dalla parte giusta non ha l'altezza, ma adesso lo vediamo. Vi spiego prima il senso. Ho appena fatto un disegnino per spiegarlo ad Anna, che non capiva, e quindi adesso uso lo stesso disegno e lo spiego anche a voi. Quindi, questa qua, questa è la porta, questa è la fresata che ospita i LED, larga 25, profonda N. Io qua ho 12, posso pensare di farla profonda anche 10, ok? E questa è la prima fresata che andremo a fare. Poi, da questo qua, mi espando di 3 mm e faccio un'altra fresata che però è profonda solamente 3 mm. Che servirà a ospitare il plexiglass che verrà sormontato da qua, quel plexiglass là. Poi come trattarlo per la diffusione tutto lo vediamo, che viene praticamente nascosto dietro. E a questo punto io avrò il livello dei LED sotto e il livello del plexiglass. Poi sopra potrei benissimo mettere questi con loro alucobond, però verrebbe uno spessore di questo più l'alucobond, quindi 9 mm. Facciamo un ulteriore livello alla fine, ritagliando di nuovo tutti questi, opportunamente, quindi non da tutti i lati, rientrati di 1-2 mm, magari facciamo quella che si espande da 5, questa rientriamo di 3, e poi la Lucubon invece viene largo così. Quindi prima questi vengono usati per dare la traccia e per fresare la Lucubon, dopo vengono usati, ritagliati come supporto. In pratica quello che verrà è così: l'MDF finisce prima della Lucubon, quindi lascia uno scuretto sotto, ok? Lascerà uno spazio sotto dal quale si diffonderà la luce anche qua, mentre l'MDF e la Lucubon da pezzo unico fissati sulla porta terranno fermi i LED. Sul fissaggio terranno fermi, scusate, il plexiglass che sarà solamente incastrato dentro. Sul fissaggio poi vedremo, perché questa roba qua deve essere sì fissa, ma deve anche potersi togliere all'occorrenza, perché se devo andare a cambiare un LED devo poterli togliere, però non è una problematica questa, diciamo che non ci rappresenta un problema. Il casino è fare le fresate. Il casino è fare le fresate, perché devo prima fare tutte queste fresate qua, diciamo giù di, facciamo 9, che mi piace, così tutto sul modulo a 3. Queste fresate sono di 9, poi espandermi di un centimetro, 5, quello che vogliamo, un centimetro secondo me è più giusto, e fare una fresata da 3. Questa fresata deve essere precisa, questa forma qua, quindi devo andare a ricalcare. Questa qua in realtà mi frega poco, perché mi ospita in realtà il plexiglass. Quindi in realtà la fresata, quella di gradino che mi ospita il plexiglass, è anche bene che io la calcoli stando all'interno della curva, in modo tale che mi finisca magari ad angolo retto, che mi è più facile poi per mettere il plexiglass, così non lo devo tagliare curvo, perché tanto è nascosto sotto. Il problema cos'è? Usando la fresa col cuscinetto lato codolo, se io devo andare giù di 3, non mi tocca questo ovviamente. Quindi adesso devo cercare di capire cosa fare. Se rialzare questi di volta in volta e quindi potermi fare la fresata, o crearmene un paio, quelli che ho bisogno, che sono giusto fasce dritte e angolari, e andare a rifare tutto questo disegno qua. Ovviamente verrà fuori un puttanaio. Farò una quantità di polvere di MDF che metà basta. Però con questo giochino qua dovrei riuscire a ottenere il triplo livello. I LED molto sul fondo, soprattutto che non si vedono, e poi vedremo come mascherarli. Un livello sopra, che lo ripeto per me, non per voi, un livello sopra che è quello dell'MDF rientrato, che fa lo scuretto con la Lucubon. Solo cose semplici. L'ultimo di cui ci occuperemo, l'ultimo, è questo. Questo perché sia lì, che sia sopra sulla Lucubon, che quello sotto, dovrà ospitare tutta la parte di elettronica. Quindi non l'alimentatore, che sarà esterno, perché l'alimentatore sarà messo su direttamente, arriveranno direttamente dentro i 12 volt, e i 12 volt che passeranno da qua attraverso il tubolare, qua dovrà esserci tutta l'elettronica. Quindi uno shell iniziale, un altro shell dimmer per questi, e poi la circuiteria dei 4 simboli che poi dovranno splittarsi nelle 4 stampanti quando ci saranno altre stampanti, quindi con anche 4 shelli. E non è detto che questo qua sia fatto tutto in alluminio. Quella parte lì me la sono riservata a studiare a parte, purché di non fare una roba
che risulti troppo una parodia. Per cui adesso cerco di capire come fare sta fresata e poi inizio a fare polvere come se non ci fosse un domani. Fra l'altro devo svuotare sia il sacco del Festool sia il sacco del Big Suka. Di solito il sacco del Big Suka lo svuoto nel Festool, però a sto giro, cioè il sacco del Festool lo svuoto nel Big Suka, a sto giro sono un po' incasinato con gli svuotamenti, mi sa che sbatterò tutto in un sacco qualsiasi. Almeno per cercare di aspirare un po' di polvere MDF, perché avete idea per fresare tutta sta roba cosa viene. Una volta che avrò fresato questo avrò ottenuto l'original door, cioè il primo livello dei quattro che mi servono. Sarà un lavoro sporchevolissimo, sia adesso la parte MDF che la parte dopo della Lucubond. La Lucubond che, quando ho studiato il disegno, non ho fatto proprio la verifica di avere tutto la Lucubond necessario, però mi sono assicurato che il pezzo, quello unico, il più grande di tutti, ci stesse nel pezzo più grande di tutti, perché come MDF l'ho fatto in due parti e mi frega poco, però la sagoma totale tutta deve venire intera. Poi sarà anche da mettere perfettamente perpendicolare le strisce che faremo verticali, un po' perché è giusto che siano verticali le strisce dell'alluminio spazzolato e un po' perché sennò non c'ho materiale. Allora, cerco il modo per fare queste fresate in maniera comoda senza dover troppo impegnarmi e inizio a fare queste prime qua, che sono quelle di disgrosso, diciamo. Allora, secondo me, per non diventare più pelato di così, mi conviene cercare di fare queste fresate, che sono le uniche di cui mi importa la forma, perché sono le uniche che devono essere pedissequamente di questa forma qua, le altre non ce ne frega niente, facendo così. Dato che questi non si vedrà niente in superficie, neanche la parte che sta sotto questo, mi conviene spessorare di 12, facendo dei tacchettini qua e là e riposizionandolo tutto, ma più spessorato, semplicemente con dei pin dentro, che poi tanto tolgo e strappo, e poi con la fresa, con l'anello, accoppiare verso il cordo, trovare la misura giusta, che qua ormai ci sono perché tocca, e andare a fare la mia fresata facendo tutto il delirio che devo fare. Poi quando ho finito posso strappare tutto e togliere i pin, che tanto non mi interessa, non mi serve spessorarle esattamente tutte uguali, basta fare dei talloncini che mi permetta di tenerlo in posizione, perché tanto questo non flette e posso benissimo appoggiarmi con la fresa, quindi mi bastano dei talloncini così con dello scarto, delle robine tagliate così da puntare coi pin, niente di enorme, delle cosine qua e là. E così dovrebbe funzionare, riesco ad andare giù lì e va benissimo. Dopo penso all'altra, però mi devo creare un qualcosa che mi dia lo spessore da 25 esattamente, ok, abbattuta con questo per poterli riposizionare. Intanto sta arrivando il primo ospite a ritirare la sua zero clearance, vediamo dove arrivo oggi, però il 6 va finito sto lavoro. Allora, il patchwork è fatto, un paio di note prima di iniziare a fresare, poi tanto arriva la key garage e mi devo interrompere. Già così abbiamo una preview, seppur blanda, ma anche per eccesso, di come verrà il gioco degli scuretti e la tridimensionalità. Per eccesso perché è veramente eccessivo lo spazio che ho da, cioè la distanza, tanto è vero che l'ombra quasi non funziona e si annulla. Però per, cioè, sì,
diciamo che non è proprio l'effetto reale, però il gioco sarà più o meno questo. Manca ancora un livello, a dire la verità, però ci siamo. Adesso che ho messo tutte le cose così, io non devo neanche pensare. Devo prendere la fresatrice, la fresa con cuscinetto a copiare, e passarla tutta e basta, e fare un devasto, nient'altro. Alessandro invece mi dice, non è che mi chiede, mi dice usa la guida flessibile, quella per la guida flessibile. Non hai capito come funziona, la guida flessibile non si può usare in questo caso. Mettiamo caso anche di riuscire a mettere la guida flessibile perfettamente come devo farla. Poi dove l'appoggio la fresatrice, sulla guida flessibile? Non è così che funziona. Angelo invece mi chiede come mai non ho fatto nella grafica della porta qualcosa con la mia font, che poi vabbè, la mia scrittura. Semplicemente, cioè non è che scrivo a mano così, scrivo a mano poi l'ho ridotta in font. Perché è sbagliato. Cioè la product identity non si mischia mai alla brand identity. Il brand è una cosa, il prodotto è un altro. In questo caso il prodotto è la sala della ficcanza, si deve sposare all'interno, quindi usare la font simil bambù. Non si devono mischiare mai le due cose. Ci può essere il logo all'interno del prodotto, ma deve avere un sapore diverso. Bisogna bene distinguere le cose. E sempre a proposito della mia font, diffidate da stracciacazze e copioni, solo quella originale. Ultima domanda, The Wood Potter mi dice che siccome queste frese qua, quelle con l'anello da parte del codolo sono limitanti, è vero, ce ne sono di pochi diametri e soprattutto di poche altezze, se non me la cavavo, non me la potevo cavare con un anello a copiare. Certo, me la sarebbe potuto cavare con un anello a copiare, però avrei dovuto fare due dime. A me queste dime servono per tre cose. Servono per questa misura qua di fresata, mi servono per fresare tutto quel pannello lì e poi mi servono per avere la loro misura che è rientrata. Se avessi voluto usare un anello a copiare per fare la dima mi avrebbe comandato l'anello a copiare e quindi poi non avrei più potuto riutilizzarle. Quindi faccio un lavoro in più, spessoro tutto, porto tutto a misura con gli scarti che tanto sono pezzettini che non avrei usato e dopo tolgo tutto e loro hanno una seconda vita. Se no avrei avuto un sacco di scarto. Allora io parto con le fresate, ci vediamo quando ho finito o quando arriva Lucky Garage. Ho già individuato un problema. La sfiga vuole che in questo punto la fresata che c'era prima per ospitare la cerniera è solo in questo, perché nelle altre mi capita fuori, ma non ho potuto fare altrimenti quando ho fatto il disegno, a dire la verità non ci ho proprio pensato. Mi arrancherà via il pezzo finale, non è un problema, non c'è problema, ce ne freghiamo. Un'altra cosa che devo fare è forse non arrivare proprio alla fine, lasciare un dentello alla fine qua, però no, in realtà non mi cambia niente, posso anche arrivare alla fine perché tanto poi un tappino di qua e un tappino di là devo metterlo se non voglio far vedere le aperture, una roba laminata sottilissima, quindi niente, svuoto tutto quello che devo svuotare di sacchi e poi parto. Questo non è un lavoro per chi vuole il laboratorio, tenere il laboratorio pulito. Perché? Allora, questa fase, l'aspirazione è completamente inutile, per il semplice fatto che l'aspirazione parte da sopra, va bene con una fresata cieca, qua che sono dentro sparo semplicemente roba ovunque, quindi non c'è modo. In più, col fatto che hai due lati da fare, un po' vai a spingere, un po' vai a tirare per andare incontro, per andare in contrasto al senso della fresa, se no ti sfugge, quindi non c'è modo, è impazzito, continui a fresare e poi pulire. Dopo ci sarà l'altra fresata, su cui adesso vi dico una cosa, quindi merda ancora, e dulcis in fundo riempiremo tutto di trucioli, di quella roba di Venom lì, di quella roba lì nera, quindi questo qua è proprio il lavoro più sporchevole di merda che io abbia mai fatto, della serie solo idee sbagliate.
Adesso mi fermo un attimo perché sta arrivando Lucky Garage che è qua a 10 minuti, voglio dare una pulita e darmi una pulita io perché se andiamo lato a casa a bere un caffè porto di là tutta la merda e ho appena finito di pulire ieri, non mi va, vi faccio vedere solo un'ultima roba. Per l'altra fresata, per poco, ma per poco, riuscivo a usare questa fresa qua, quella per gli scansi. Perché appoggiandomi col cuscinetto portavo via proprio i 7 mm che mi servono d'eccesso. Peccato che, porca miseria, per i 3 mm di profondità mi dà fastidio il dado del cuscinetto. Quindi, porca miseria, non riesco a usarla. Quindi dovrò inventarmi qualcosa. Che poi semplicemente è fare un'altra guida tutto intorno, niente di che. Però in quel caso devo portare via solamente lo spessore esatto del plexiglass. E quindi nulla di trascendentale. Dai, do una pulita. Mamma mia. Che poi l'MDF quando cade per terra fa anche scivolare, quindi è tipo una roba assurda. Allora, ci ha fermati, come al solito, parlate i cazzi nostri, tanto voi non c'entrate niente. Porta a casa la zero clearance. Facciamola vedere. Giro io. Questa è l'ufficiale, però lui aveva fatto la versione per il panaio ad Ape Maia, perché aveva fatto le prove di colore, alla fine... Quella è per te, ok? Te sì. La spieghiamo, il nero e giallo. Panaio è questa la tua. No, quella questa che invece me la tengo io. Questa la tengo lui, dai. Questo l'ho comprato, difficile da prendere perché ogni volta andava non disponibile, subito, tempo qualche ora. Stavolta ce l'ho fatta. E che cos'è? Dico solo che l'ho stampato 3 volte. Allora... Là chi è andato mi fa sapere stasera se va bene, ma lo do quasi per scontato. E poi magari, boh, possiamo anche entrare in produzione con quella roba lì. Vediamo, perché occupare la stampante a stampare solo quella roba lì mi rompo parecchi i coglioni. Però lo vediamo in funzione anche di quanti siete che ne avete bisogno. Dove eravamo rimasti? Vabbè, eravamo rimasti che prima devo mettere in bocca qualcosa da mangiare che sto svenendo. Ci metto 30 secondi e poi le fresate e tutto il casino. E già che stavo facendo tutto quel bordello, Oracle 3D mi dice una roba sacrosanta e ha perfettamente ragione. Non è un discorso da un moralizzatore o una rottura di palle, ha perfettamente ragione. Mi dice non capisco come tu faccia a fare questi lavori senza indossare la mascherina. Hai perfettamente ragione, sono io il coglione. È che vi garantisco che non ci penso. Un po' perché ero partito attaccato con l'aspiratore e ero convinto funzionasse. Quando ho visto che non funzionava sono andato avanti. Quindi adesso... metto in bocca qualcosa, mangio qualcosa, bevo qualcosa e poi riprendo a fresare però con la mascherina sto giro. Perché quello che è vero, ho sbagliato io in questo caso proprio, anche perché poi soffio il naso e faccio i mobili praticamente. Nel contempo che io mi scofanavo una pizza, ho mangiato proprio una pizza in 40 secondi, ho fatto ieri, ho consegnato ancora Amazon e ho consegnato altri gli ultimi 2 pezzi per oggi. Oltre agli scelli coordinato, vabbè, che sono il cuscinetto, quello superiore, e il cuscinetto, quello inferiore. Ok? Poi c'era da fare il sistema per tenerli. Quello che mi perprime è che l'interno dei cuscinetti mi era stato dato per 20, io ho comprato una barra da 20, eppure transita. Non ho capito allora cosa ho guardato prima. Se entra, che cazzo ho guardato prima che non ho visto? Vabbè, a parte che questa qua non deve entrare, non lo so, comunque lasciamo stare. Mi devo essere tipo bevuto qualcosa prima. Non lo so, sì, è tutto giusto, è tutto giusto. Niente. Ok, mascherina e torno a fare quel lavoro lì. Poi si lavora anche meglio con la maschera perché non stai a fare così e riesci comunque a lavorare, quindi quello che è giusto, cioè, ha ragione lui, non so perché non ci penso. Se mi vedete non usare, non è DPA in generale, quindi non iniziate a dirmi di usare i guanti sulla pialla perché vengo a casa a prendere, però se vedete che non uso la maschera ditemelo pure, non vi rompete le palle, proprio non mi viene quasi mai in mente. Molto spesso quando faccio i reel non la metto per la parte della ripresa dei reel e poi la metto per il resto, però se me lo dimentico siete autorizzati a dirmelo e darmi anche del coglione se non la uso. Adesso, tutta la fresata è stata fatta. Come al solito, con la fresa Freud, quella lì, è stata facilissimo. Poi,
Freud, se inventiamo delle frese che non fanno neanche segatura, abbiamo fatto filotto. Adesso devo, qua è saltato via qua, ovviamente, ma non è un problema. Ho pulito tutto. Pulito tutto, ni, perché comunque c'è tutto lo spazio dentro qua che si sarà riempito di segatura. Ma sicuramente sarà sotto l'inverosimile. Ora devo solo controllare di averle fatte tutte bene le fresate, non aver lasciato pezzettini né bave, perché vi ripeto, la difficoltà se così vediamo, era proprio che in un senso andavi a tirare e nell'altro a spingere, perché andavi contro il senso della fresa. Quindi se le ho fatte tutte giuste posso anche togliere questi qua e divertirmi a togliere tutti i vari pin che ho messo dentro, che ok, qui c'è un rialzo, non è un problema. Posso fare l'altra fresata, togliere tutti questi, conservarli via, poi li pulirò dai pin e poi fare l'altra fresata. E sull'altra fresata adesso facciamo i conti. Uno di voi mi ha consigliato, mi ha detto se non posso, ma fa una domanda, per riuscire a usare questa qua all'altezza giusta, andare a sostituire il grano che tiene fermo il cuscinetto con qualcosa di piatto. Allora questa è un'operazione che tenderei a non fare. Per la velocità in cui gira la fresa e per il grande studio di progettazione che c'è dietro, io non andrei a sostituire il grano di fermo con qualcos'altro che magari non tiene e che alla velocità che gira questa salta via il cuscinetto e mi si incastona nel cranio. Quindi la maschera ma anche il cervello. Farò una roba molto semplice invece, siccome di fatto tutte le altre fresate, quelle di ribassamento, non necessita per me che abbiano questa forma, anzi... più le regolarizzo meglio è, perché riesco a incastrare poi il plexiglass. Metterò delle stecche, passerò e basta, e le sposterò di volta in volta. Però devo prima liberare tutto, pulire quello che c'è da pulire e soprattutto i pin li tolgo dopo. Obiettivo di oggi, piazzato un po' tardi perché sono le 17:15, anzi stasera devo pure finire prima, è vedere di finire almeno tutte le fresate, così finisco di fare polvere di MDF e mi rimane solo da fare la polvere di quella roba nera. Allora, Luca mi chiede, se non ho capito male, perché non ho usato, vediamo se ho capito Luca, i tappi per attaccarci sopra la cosa e non ho attaccato i LED nello spessore, quindi i LED di fianco. Non sono sicuro di aver capito cosa intendi, però la mia idea è che i LED devono stare dritti, perché se io i LED li metto qua l'illuminazione non viene uniforme, per così, se li metto sul fianco, e poi comunque non ci stavo con le misure. Quindi se non ho capito rispiegamelo. Però sto facendo esattamente quello che voglio fare, cioè nel senso, ci ho pensato tutta domenica, cioè avevo pensato di metterli anche sul bordo dello spessore, ma poi veniva un casino, quindi sono abbastanza sicuro di quello che sto facendo, cioè, o meglio, sto facendo esattamente quello che ho pensato, però rispiegamelo se non ho capito. Mentre Christian mi dice che lui farebbe la parte dell'infografica, il printer LED status, con un plexiglass opalino invece che la stampa 3D. Allora, due cose. Uno, liberissimo di farmi un bonifico, come ti ho già detto in privato. No, cioè sto cercando di usare tutto il materiale di recupero. Ho quel plexiglass lì, che è l'avanzo del rack dei filamenti, della lastra che ho tagliato l'anta del rack dei filamenti, e quindi vorrei usare quello per il mezzo. Per l'altro, non voglio comprare materiale. Anche i LED, ragazzi, ho comprato dei LED scacciosissimi proprio. Scacciosissimi, che si possono addirittura separare ogni 42 mm. Quindi dei LED proprio orrendi. Sto facendo tutto a risparmio, perché è una porta. Voglio farla, mi piace, voglio farla ficcante, ma sono altri progetti in cui dedico risorse. E poi, per quell'infografica lì, qua, tu stai immaginando una cosa piatta. Io no. Non piatta, vabbè, ma è troppo, Christian, continua a scrivermi, è troppo presto, cioè quella parte lì è l'ultima, abbiamo una marea di roba da fare. Ora, già così, cioè, io sarei andato anche un po' più profondo, qualcuno di voi ha detto che era molto bello il rilievo che si era creato prima. Allora, prima era un po' troppo, io sarei andato anche più in fondo, ma mi finiva il pannello, cioè ho lasciato giusto 2 mm di MDF, qua c'è solo 2 mm di MDF. Ma perché mi serve a tenere i LED, nient'altro. Ora devo fare l'altro scanso,
che non deve essere fatto tutto intorno. Per esempio, tutto quello che è il terminale non ci deve essere, quindi deve essere così. L'altro scanso, per capirne la misura, è meglio fare dei ragionamenti. E i ragionamenti sono questi. Allora, lo scanso che andiamo a fare a noi serve per ospitare quel plexi là, che è da 3 mm. Quindi abbiamo questo meno i 3 mm. E poi dietro facciamo così. E poi qua appoggeremo i LED COB che non mostrano i puntini, quindi già diffondono di loro. Ho preso quelli proprio perché davanti non avrò un opalino di diffusione. Quanto fare larga questa fresata? In realtà non abbiamo un vincolo, purché la facciamo abbastanza grande da rimanere poi strozzata nel nostro tappo. Perché? Questa adesso è un casino sto lavoro qua, come tridimensionalità. Questa è la misura di quel pannello lì. Ok, quello d'alluminio verrà qua. Noi però il supporto di quello d'alluminio lo facciamo rientrare, perché gli facciamo uno scuretto. Quindi io farei 5 il rientro dello scuretto, che non deve essere eccessivo perché tanto l'angolazione non si vede. Quindi mangeremo 5 da quelli poi in fase finale realizzativa, e questo farei 10. Starei semplicemente a 10. Stando a 10, così almeno non mettiamo neanche tanto plexiglass, sennò poi va via anche un casino di plexiglass. Stando a 10 possiamo benissimo farli rettangolari, quindi così e così, così almeno abbiamo fresate semplici da fare. Ci basta, sono tutte uguali, ci basta tirare le righe e andare dritte a fresare dove dobbiamo fresare. Però li marco comunque a matita, perché mica che faccio qualche cazzata. Secondo me devo disegnarlo per capire se funziona. La matematica è bastarda, ma la geometria è fetente, porca miseria. Allora, ho detto che rientravo di un centimetro e un centimetro, così puoi fare di mezzo centimetro lo scuretto. Peccato che va tutto bene, va tutto benissimo, ma non dove ci sono le curve. Perché se io rientro di un solo centimetro, quello che mi va benissimo qua per poi fare da 5 lo scuretto e nascondere l'aggancio del plexiglass, nelle curve non funziona. Perché qua mi finisce la mia striscia di plexiglass. Adesso mi avete già chiesto delle giunte, non vi preoccupate delle giunte. Una cosa alla volta, ragazzi. Sennò anch'io divento scemo. Cioè, io l'ho pensato tutto in fila, però poi vi dico una cosa alla volta e mi concentro su una cosa alla volta. Se io lo faccio di un solo centimetro, poi il 5 mi capita qua. Quindi, di fatto, nello scuretto tra qui e lì, guardando qua, si vede lo spigolino e a me mi rompe. Quindi rientro di 15, così almeno poi 5 capita qua ed è molto rientrato. Userò un po' più di plexia, però tanto sono tutte strisce. Sono tutte strisce e via andare, quindi non è che mi ci devo concentrare. Qui avrò parecchio plexiglass di sormonto, ma anche qua, chi se ne frega. Questa, immaginate, questa è la striscia di plexiglass, qui verrà giuntata così, farà così. Così non devo stare a ritagliare al laser, anche qua, dove ci sono queste grandi curve, la striscia arriva fino a qua e poi prosegue di qua. Tutta parte che viene nascosta, che possiamo usare per l'aggancio, per dargli un po' più di solidità. Non mi preoccupa. Dunque, dovrebbe essere abbastanza veloce, perché in teoria io non devo fare altro che tirare le linee dritte. Poi non mi frega neanche andare troppo preciso. Cioè, se io devo far fuori questa parte qua, ok, tutta questa parte qua, e succede che, mettiamo, faccio fuori un po' di più, vado un po' avanti con la fresa, non me ne frega, perché tanto è tutto nascosto sotto. Mi basta creare le sedi per il plexiglass a me. Quindi mi basta piazzare delle strisce, e quando qua piazzo la striscia e mi accosto, la posso usare per questa, la posso usare per l'altro, queste qua in conseguenza le posso usare in fila. Dovrebbe in teoria andare via abbastanza facile. Cercherò di essere preciso per lasciare un lavoro pulito anche il sotto, per problemi miei, però se anche non viene proprio preciso, il sotto è il sotto. Un check. Sì, allora, più profondo sarebbe stato meglio, però questo è quello che ci concede la porta, ragazzi. Pena usare altro materiale per salire ancora, ma ripeto, lavoro ficcante ma in economia, il che lo rende ancora più ficcante. Però c'è una giusta distanza tra LED e plexi, che non è questo plexi, è solo per l'ho preso solo per vedere
di aver fatto la fresata dello spessore giusto, e ci siamo. Non iniziate a farmi domande su diffusione, non diffusione, si vedranno i led, verrà lo scuro, verrà il chiaro. Una cosa che ripeto spesso, non penso tutto assieme quando faccio un progetto, che poi non è che non penso tutto assieme, non penso a tutti i dettagli, sostanzialmente per due motivi. Primo, alcune cose io le devo vedere, cioè se non vedo non capisco, se no sarei fare il progettista su carta e basta, mentre devo sbatterci il naso, quindi mi chiarisco le idee su cosa fare man mano. E secondo, perché se individuo che a occhio e croce per risolvere una questione, un problema, dirimere come fare una cosa, o almeno tre soluzioni, un problema non è un problema, quindi posso benissimo rimandare a dopo. Adesso però è tarderrimo, però ci provo comunque, faccio una volata e vedo di portare a casa tutte queste fresate qua. Come, come avete visto non sono immediate, perché devo piazzare questo, piazzare sopra, riprendere la misura, però di fatto questa doppia fresata qua è quello che è, così almeno porto a casa l'obiettivo della giornata. Provo a fare una volata, è un po' lunga, ma ci provo, dove arrivo arrivo. Ho fallito, non ho portato a casa il risultato, adesso è tardi, sono le 7:20, sono già in ritardo, però anche la notte, cioè ho detto entro domani. Questo è il lavoro, doppia fresata. Strano che non sia arrivato ancora il beone di turno a dirmi: ma non facevi prima con la CNC? Strano, si vede che qualcuno ha capito le misure che ha la CNC. Ad ogni modo non è tutto perfetto, ovviamente nelle curve interne va fatto fuori lo spigolo, qualche volta è scappato ma non è un problema. Però ci siamo, mi manca una, due, manca questa parte qua, ma va via facile domani mattina. Un buon punto per oggi. Se non altro tutto lo schifo massimo, cioè guardate quanta, dovrebbe essere, ce l'ho ancora per terra, dovrebbe essere finito, ce l'ho anche tutto addosso, dovrebbe essere finito per la maggior parte, finita quella lì. In realtà qualcuno di voi mi ha già chiesto se tra le giunte del plexi non passa la luce. Ho detto, non vi occupate delle giunte. Non pensate alle giunte del plexi, facciamo una cosa alla volta, per favore. Sembra una stronzata, ragazzi, ma è complicato. Cioè, probabilmente è una stronzata da fare, ma è complicato arrivarci. Cioè, ci sono arrivato, ho fatto fatica domenica a capire tutti i vari strati, soprattutto per non comprare materiali, ho un sacco di vincoli. Domani ci occupiamo anche di un'altra fresata, subito, che è questa, non devo sbagliare, che è questo quadrante qua, il quadrante dove ci vanno le segnalazioni, perché questo qua è tutto particolare, per cui non dico che risolviamo come fare le segnalazioni, che lo vedo poi, ma facciamo la propedeutica per quello, perché ci serve capire quello lì. Adesso, qui è a posto, domani finiamo le fresate e poi facciamo l'esperimento con il... Devo capire come trattare sia il fondo che... questo fondo qua, che il plexi. Ho un paio di idee, ho un paio di soluzioni, poi tanto domani arrivano anche gli altri pezzi, gli ultimi led, i led quelli RGBV. Però ci siamo. Allora, non è ovviamente chiaro il risultato, però fidatevi, io ce l'ho in testa e la forma finale dovrebbe venire ficcante. Sono anche stufo di... è ora di inventare un altro termine, non ne posso più, però dovrebbe venire. Ora vi saluto. Sì, sono in ritardo. Vi saluto. L'ultima cosa, sui cuscinetti non avevo misurato male. A parte i cuscinetti, qualcuno mi ha chiesto se non mi conveniva prendere per terra un cuscinetto conico da affogare nel pavimento. In realtà non ha senso se non dico prima come voglio fare il giunto. Però non ho sbagliato sui cuscinetti prima, perché io ho comprato un cuscinetto con interno 20 e anche questo e un tubo da 20, ma ovviamente non è calcolato il gioco, quindi questo non entra.
non trase proprio. Quindi dovrò apportare una soluzione che comprenda nel tappo finale anche il pezzettino che sporge, da fare della misura giusta per andare a interferenza. Sempre in stampa 3D, con l'ABS, col PETG, qualcosa di resistente. Lì il problema, ve lo anticipo, così non me lo dite voi, è che i layer sono fatti per così, quello rischia di spezzarsi, però ho un barbatrucco anche per quello. Ma ripeto, sono stronzo io che continuo a dirvi le cose prima, perché le ci penso. Le vediamo man mano. Chiudo qua, ci vediamo domani, scappo. A domani.